L'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ha comunicato di aver riscontrato nelle ultime 24 ore 6 nuovi casi di positività al Covid-19 nella città di Agropoli. Al contempo si segnalano anche 7 guarigioni, tra cui quelle di 5 scolari. Il totale dei positivi attuale è dunque di 163 cittadini, non si segnalano però casi gravi e non si registrano nuovi contagi tra gli studenti. Gran parte dei nuovi positivi, fanno sapere dall'ente comunale, appartengono a nuclei familiari già in isolamento. Con i contagi che aumentano, la città di Agropoli si divide a metà sulle scelte dell'amministrazione comunale. C'è chi vorrebbe l'annullamento degli eventi natalizi, così da evitare possibili assembramenti nei luoghi comuni e quindi un probabile contagio, e c'è chi invece sottolinea che è giusto vivere le festività natalizie e le sue attrazioni perché a distanza di 2 anni si è stufi di restrizioni e regole. Da parte del sindaco c'è serenità nelle scelte fatte. Abbiamo rispettato semplicemente le leggi per quanto riguarda la chiusura delle scuole. Un passo ragionato invece per quanto riguarda il cartellone degli eventi natalizi. Sindaco, molti comuni limitrofi hanno deciso di chiudere in anticipo le scuole, come anche eliminare i cartelloni degli eventi natalizi. La città di Agropoli invece sta sfidando un po' il virus. Il sindaco è fiducioso in questo e continua ad andare avanti con gli eventi, insomma, con le manifestazioni. In tanti non sono d'accordo, insomma, la città si spacca. Ma diciamo che per quel che riguarda la situazione delle scuole, ho spiegato ampiamente che noi una scuola l'abbiamo chiusa e l'abbiamo chiusa da tempo. Quando ci siamo resi conto, così come la legge prevede, che c'era il rischio, diciamo, di un contagio importante, l'abbiamo fatto e l'abbiamo chiusa. Nell'altra scuola assolutamente non c'erano i numeri per la chiusura. Faccio un solo esempio per tutti: la scuola Landolfi, di cui si è parlato, con 6 casi e 450 studenti, non aveva una proporzione per essere chiusa, quindi abbiamo rispettato semplicemente la legge. Per che riguarda gli eventi, naturalmente tutti gli eventi che avevamo immaginato li abbiamo sospesi, quelli che guardavano la destinazione Natale. Abbiamo rimasto i mercatini aperti, però penso che non ha la passeggiata nei mercatini, come nel mercato, non è una cosa statica, quindi può rimanere aperto. E abbiamo, facciamo gli eventi al chiuso, come al teatro, dove siamo assolutamente controllati, quindi nessun passo folle, ma un passo assolutamente ragionato per cercare, come abbiamo fatto stasera, di continuare a vivere le emozioni giuste sempre sotto controllo. Quindi non è un passo nel vuoto, un passo controllato, e penso sia, io credo, il percorso giusto. Quindi 164 casi ad Agropoli, credo qualcuno in più stasera, non preoccupano il sindaco della città di Agropoli, quindi facciamo un augurio alla città di Agropoli. No, i 164 casi preoccupano, preoccuperebbero ogni amministratore, ma come ho spiegato più volte, è chiaro che l'esplosione c'è stata per quella situazione della scuola di Moio, che ha portato più di 30 bambini, diciamo, a essere positivi, e 30 bambini era inevitabile che portassero solo loro 100 contagi. Se non ci fossero stati questi 100 contagi non sarebbe a quel numero, quindi è lì che si è esplosa la cosa che non potevamo immaginare, che ha portato a questi casi, non altri motivi. Quindi quella per la situazione proprio è sotto controllo, sono terminati i tamponi, quindi la situazione che si è fermata, dobbiamo aspettare soltanto che queste persone si negativizzino e tornare al numero normale. Un augurio da parte tua per Natale? Un augurio veramente a tutti i telespettatori di Cilento Channel, insomma, sono felice di poter dire, insomma, che la collaborazione di Cilento Channel è stata molto proficua quest'anno come negli anni passati. Ci auguriamo prosegua per il futuro e naturalmente a tutti voi un Natale sereno da vivere in famiglia e in tranquillità.